Quindi ci sta che puoi vincere meno, soprattutto ori nella scherma. E la grande delusione di oggi è, allora, in generale, in base a quello che si diceva. Scusate, la tecnologia si era palesata ostile. Vai tranquillo, Alessandro. Tanto siamo qua. Vai, Ivan, dicevi? No, diceva è Tamaro Cassandro nello skit. Quella male, eh. Quella male, Arrivo subito, cose di famiglia, un secondo solo. eh. Diciamo di Tamaro, che è arrivato sesto alla fine della finale dello skit, ha pagato probabilmente, anzi quasi sicuramente, insomma, un po' l'emozione della prima finale olimpica. Era entrato con il secondo miglior risultato, 124 su 125 bersagli colpiti, e poi purtroppo ha pagato subito con tre errori nella final round, insomma, a 6. Ma invece, visto che abbiamo Mastro Luca qua, parliamo un po' di tennis, come diceva Ivan, prima dell'arco. Che succede in questo nostro meraviglioso mondo tennistico italico olimpico, Ale? Succede che abbiamo visto le cose buone, dei piccoli rimpianti li abbiamo. Abbiamo confermato che Fognini è un elemento che, quando si tratta di giocare di squadra e per la squadra, c'è e si vede che c'è. Abbiamo visto Somego fare due maratone e credo che oggi, sconfitto dal georgiano Basikashvili, partita non banale comunque, abbia pagato il primo turno in cui ha giocato 3 ore e 7 minuti, salvando match point con una temperatura fin troppo calda, un caldo estremo fatto nei primi giorni a Tokyo, prima che cali il maltempo. Oggi già si vedevano cieli più grigi e temperature più fresche, perché si attende un tifone praticamente che dovrebbe cambiare molto delle temperature e anche molto delle condizioni atmosferiche a Tokyo. Ci hanno fatto sognare a lungo, sempre per quanto riguarda il maschile, Musetti e Sonego, i due Lorenzo che sono andati a tanto così dal battere la coppia migliore del 2021, i croati Mekic e Pavic, che hanno vinto Wimbledon, hanno giocato 10 finali già quest'anno e hanno perso al match tiebreak, praticamente al tiebreak a 10 punti al terzo set. Al femminile, bene Camilla Giorgi, che a questo punto potrebbe avere davvero una grande occasione per andare tanto lontano, perché oggi al femminile è stato giorno di sorprese e non poche. Fuori Iga Swiatek, la campionessa di Roland Garros 2020, fuori Petra Kvitova, fuori Arina Sabalenka, che è in testa di serie numero 3. Insomma, abbiamo visto un po' di risultati che confermano quanto in realtà un po' già ci ha detto il circuito, al di là degli Olimpiadi, insomma, che a livello femminile c'è davvero grande incertezza, perché tutte sono più o meno allo stesso livello e i risultati sorprendenti cominciano a non essere più tanto sorprendenti, perché accadono con davvero regolarità praticamente settimanale. Ah, e quindi cioè, dobbiamo individuare, poi lascio lancio la pallina, passo la pallina a Ivan sul tennis, che so che ha delle domande per te. Cioè, chi dobbiamo, a parte che nel maschile probabilmente Nole è in missione, quindi difficilmente si farà scappare la medaglia d'oro, ma invece nel femminile cosa dobbiamo aspettarci? Credo che Visto questo dobbiamo equilibrio di cui ci raccontavi. aspettarci belle cose dalla campionessa che ha acceso il braciere olimpico, ovvero Naomi Osaka. Così, secca e dura, Ale, bravissimo, così ti voglio. Ivan. No, la domanda era ad Alessandro, Quale? a Mastro Luca. Saluti, No, saluti dal nostro inviato a Viareggio, Simone, che oggi è al mare, quindi saluto, saluto. non è dei nostri. Ciao, Simo. Beato lui. In base a come siamo messi adesso, soprattutto nel maschile, è stata gestita bene un po' tutta la storia, oppure c'è un Berrettini che te lo dice 2 giorni prima, che è la tua punta di diamante, e non fa fare l'altro doppio, e chi entra poi alle Olimpiadi, nel senso, prima di andarci sono abbastanza convinto che la metà dei tennisti si rompe i coglioni. Poi, una volta che metti quella maglietta, si vedeva dal doppio che hanno fatto oggi. Hanno fatto di due. I croati, quando hanno vinto, cioè, hanno avuto davvero paura di perdere. Quindi, davvero, come ti entra qualcosa che appunto fa riferimento al nazionale, fa riferimento a cose che poi tu non vivi quando fai il professionista tennista. Quindi, la domanda è stato gestito bene, oppure, cioè, tu Berrettini me lo devi dire
appena finito Wimbledon, che non vuoi venire alle Olimpiadi, che hai un problema. Allora, così io mi organizzo. Il problema è che Berrettini, un altro dubbio. Berrettini non è che non va a Tokyo perché non vuole, attenzione. Berrettini non va a Tokyo perché nei test medici sostanzialmente che erano stati effettuati domenica scorsa, cioè subito prima della partenza, domenica l'altra, subito prima della partenza per Tokyo, per tutti i tennisti azzurri che dovevano partire, erano in programma le visite mediche al CONI. E in quel momento lo staff medico che realizza l'esame anche per Berrettini rileva che l'infortunio che aveva sofferto alla coscia in semifinale a Wimbledon, cioè quello perché aveva giocato con Djokovic in finale con una vistosa fasciatura che sbucava sotto i pantaloncini, non era stato assorbito del tutto e quindi gli è stato consigliato, alla luce delle condizioni che erano emerse dalla risonanza, di stare fermo 2 settimane. Berrettini voleva andare a Tokyo, le ha provate tutte, ha sperato fino all'ultimo di poterlo assorbire, infatti dopo Wimbledon praticamente non si era allenato, sperando di aver fatto solo fisioterapia e trattamenti vari per provare a assorbirlo quell'infortunio. Così non è stato, perché quindi la decisione, quando lui l'ha annunciata, è stata forzata dal fatto che le risonanze magnetiche non avevano dato risultati positivi. Dal punto di vista della comunicazione a Fognini, forse ci sarebbe dovuta essere una comunicazione, quello sì, e infatti lo ha ammesso anche Vincenzo Santopadre, che è l'allenatore di Berrettini. Poi i due comunque si sono sentiti e la polemica è fondamentalmente rientrata. In ogni caso, comunicazione o meno, sarebbe stato tardi per avere una coppia diversa da Musetti Sonego. Comunque, anche se la telefonata fosse arrivata, ecco, il tema non è tanto quello. Sì, c'è stata un po' di polemica, soprattutto da parte di Fognini, no? Poi gli ha risposto l'allenatore di Berrettini, appunto, dicendo quello che ci hai raccontato te, Ale. Ma io credo che Berrettini fosse veramente, sono d'accordo con te, convinto di voler partecipare in tutti i modi. Insomma, ci ha provato fino all'ultimo, sì, ci teneva anche particolarmente. Questo è assolutamente confermato, ma Santo Padre, che l'allenatore di Berrettini, l'ha detto chiaramente. Cioè, rispetto a Sinner, su cui no, secondo me ci sono... L'ha detto, alle Olimpiadi. Certo, ma invece no, a differenza di Sinner, che invece un po' di perplessità l'ha lasciata, no, il fatto di non voler partecipare. Quella è una scelta diversa, è una scelta di volontà, ecco, ovviamente, non di costrizione, è una scelta di un percorso alternativo, diciamo, di un percorso diverso, probabilmente perché comunque Sinner in questo momento è una fase in cui sta vivendo il primo vero momento di difficoltà della sua carriera ad alto livello, in cui le cose che sta provando nuove non gli riescono, e quando spesso non ti riescono le nuove, poi non ti riescono più bene neanche quelle che sapevi fare, e quando cominci ad avere grossi dubbi la pressione che ti metti addosso aumenta, soprattutto se sei ipercritico e iperperfezionista, certo, come Sinner, per cui diciamo che si sono messe insieme, si sono combinati un po' di fattori dopo la sconfitta Wimbledon, anche perché poi se sentiamo l'intervista, l'ultima, insomma, una delle ultime, cioè le parole di Sinner dopo l'eliminazione a Wimbledon al primo turno, lui ha detto chiaramente delle cose che in allenamento mi riescono bene, poi in campo non mi riescono a fare, quindi c'è una questione di tranquillità che manca e che andrebbe ritrovata per riprendere anche un cammino tecnico e probabilmente cominciare la cosa di più piccola delle Olimpiadi. Da questo punto di vista non sarebbe neanche tutto sbagliato se questa fosse la strada. Però diciamo, togliere un po' di pressione rispetto a un anno in cui si sono create anche giustamente molte aspettative su di lui, insomma, per il talento che ha, forse deve cominciare un po' a gestirsele queste pressioni e queste aspettative, forse una pausa o un break da un evento comunque mediatico così importante come le Olimpiadi, dove oltre al carico individuale che uno si aspetta da di lui c'è anche la maglia della nazionale, no, forse ecco, prendersi un attimo una pausa, ma non gli ha fatto, un po' come è successo all'Osaka, no? Che ha preso una pausa, poi invece è arrivata alle Olimpiadi pronta proprio a schiacciare tutto e tutti, insomma, cioè, quindi speriamo che il buon Sinner si riprenda un attimo. Interrompiamo un attimo la questione, sospendiamola, la questione tennis, per arrivare invece dall'altro Alessandro,
e parlare di una roba, mi sembra che, no, della nostra scherma, che non portava a causa un oro nell'individuale dal 1980? Ah, adesso non ho verificato di preciso, mi sembra di aver letto una roba di questo tipo, insomma una roba abbastanza storica, ecco, diciamo, è avvenuta. Esatto, diciamo che ci ha abituato fin troppo bene la scherma italiana. Qui a Tokyo sono arrivati 0 ori individuali, ci si può rifare a squadre, perché a squadre ancora l'Italia può dire tantissimo la sua. A livello individuale, insomma, è stata un'Olimpiade difficile, difficile perché la concorrenza aumenta. Quest'anno erano ben 42, ricordiamo, le nazioni rappresentate in pedana. La concorrenza aumenta, ma aumenta non solo a livello quantitativo, a livello qualitativo. Cioè non c'è più quel paese, quel rappresentante di quella nazione per cui tu dici si vince facile. Adesso tutti sono molto competitivi, la dimostrazione ad esempio arriva proprio dal filetto maschile, perché l'oro l'ha vinto il rappresentante di Hong Kong, che fino a poco tempo fa... erano quasi nessuno, adesso sono molto molto temibili, sono una forza emergente in Asia e non solo. Beh, sicuramente questo allargamento ha fatto sì che ci fosse, no, come questo l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi insieme molte volte, Alessio, non siamo d'accordo su questo punto, cioè nel senso, no, il fatto che ha aumentato la competitività e no, perché comunque più nazioni, più atleti, insomma sicuramente allarghi la competitività, però c'è anche da dire che forse stiamo pagando più di altri il Covid e la sospensione delle gare, che sappiamo in Italia è molto forte, insomma i club, forse i nostri atleti stanno pagando un po' più degli altri, visto anche come è costruito il nostro sistema scherma. Sì, è chiaro che la mancanza di competizioni ha influito, però diciamo che proprio però la mancanza di competizione a livello internazionale è stata uguale per tutti. Quindi il confronto con gli altri avversari internazionali. In Italia poi si è gareggiato anche meno, ad esempio, di quanto si è gareggiato in Russia. Ci sono state tante gare domestiche. No, la Russia non c'è, in rock. In rock, sì, però vabbè. in rock. E, però appunto ho fatto tante gare domestiche e si è gareggiato tanto. Chiaramente la concorrenza domestica non è la stessa di quella che si trova in Coppa del Mondo. Ho cercato un po' di ammorbidire la visione di questo, che per me è un piccolo disastro, nel senso, quello che è successo poi ieri col fioretto femminile ha un po', insomma, un po' dell'incredibile. Mi sembra che Ivan l'abbia analizzato stamani sul Fatto Quotidiano, Ivan, se non sbaglio, vero? Ho detto una mischerata? No, l'ho scritto, ma comunque, cioè, come dire, do ragione al 100% a Gennari. Come dicevo prima, è tutto globalizzato, ma soprattutto lui ce lo sa spiegare meglio degli altri, è globale la capacità di esportare conoscenze legate ad uno sport. Se tu esporti tecnici, esporti persone che ti sanno spiegare, ti fanno allenare in un certo modo, le cose, per fortuna direi, si appiattiscono. Cioè la Pellegrini è diventata la Pellegrini anche perché Luca a un certo punto l'ha presa e gli ha fatto fare un salto di livello, diciamo, già la base era buona, ma il salto di livello anche fisico l'ha fatto poi con lui. Quindi, come dire, è anche normale che tutto, diciamo, si diffonda e il talento e la capacità, cioè l'importante è trovare poi un talento fisico. Secondo me l'atleta di Hong Kong fisicamente era eccezionale. Poi una volta che l'hai trovato è normale che se ci lavori sopra può uscire un grande... Anche se Gennari, non so se sei d'accordo con me, è uno di quelli che ha trovato la giornata, sai, un po' come il venezuelano nella spada un po' di anni fa. Non so, sì, se uno quello, quello sicuro, ma parliamo di un atleta comunque molto forte, perché è stato campione del mondo Under 20, è numero 15 al mondo, oggi era veramente in giornata. Anche Alessio Foconi purtroppo è finito dalle sue parti, ne è uscito, ahimè, con le ossa rotte. Anche Čupenić, peraltro, quattro di tecnici di esportazione, abbiamo visto un Stefano Cerioni con la tuta della Repubblica Ceca. Incredibile, quando l'ho visto non lo sapevo, naturalmente incredibile. Veramente non che lui è il CT della Repubblica Ceca, ma semplicemente lui ha tra i suoi atleti anche Aleksandr Čupenić, e l'ha portato a fare medaglia. Ricordiamolo, come ci hai spiegato i giorni scorsi, ha fondato un'academy per cui prende un po' no, di atleti un po' da tutte le nazioni.
un po' come Bauer nella sciabola, l'abbiamo visto con Bazzazze che comunque è arrivato quarto. C'è una domanda proprio per te, c'è una domanda per te dal nostro Simone, che in realtà prima ha detto non era al mare ma era a fare ricerche per il Mastro Luca, quindi è tutta colpa di Mastro Luca se oggi Simone non è andato al mare. Ma torniamo alla domanda, prima sulla Rai commentavano positivamente l'argento di Garozzo, ma lui non mi sembrava di questo avviso. È veramente così o rientra un po' in quella fastidiosa logica della medaglia di legno del Bravi lo stesso? Specifica, i commentatori parlavano di grande impresa, di grande invece mi è sembrata la delusione di Daniele. Ma perché Daniele di carattere è uno che difficilmente accesa, accontenta, e quindi non è di facciata, secondo me, il fatto di essere una grande impresa, cioè lo è stato, ma appunto Daniele, la delusione sua ci può stare, perché lui è uno a cui piace vincere, è uno che non si accontenta, e quindi probabilmente in cuor suo sta cercando qualcosa, perché Dani potevi fare di più sicuramente, però secondo me ha fatto il massimo al di fuori della retorica, appunto delle facili cose, è comunque una grande impresa, è comunque un argento, l'avevo detto, ha proprio disputato una gara in cui si sono visti tanti lati di Garozzo, cioè quello dominante della semifinale contro Scicchine, ma anche quello che sa soffrire, che sa uscire dai momenti più difficili, anzi lui paradossalmente si esalta nei momenti difficili, perché dove c'è da soffrire, a lottare, Daniele si esalta. Quindi, ripeto, per me è una grande impresa, ma ci sta anche la soluzione proprio per come è lui. No, certo, ma ricordiamo comunque, come abbiamo detto per lo skit, anche in questo caso parliamo di uno che ha già vinto un oro olimpico e dopo 5 anni vince un argento, quindi insomma non è che stiamo parlando... Peraltro, considerato che la medaglia tanti d'argento, applausi, ecco, direi io. Esatto, assolutamente. Considerato che la medaglia d'argento di Rio, Alexander Masialas, oggi è uscito al primo turno. Esatto. Questo per dirti comunque quanto la gestione delle emozioni, quanto la testa conti in una gara come l'Olimpiade, l'abbiamo visto, ahimè, mi sanguina il cuore dirlo, perché sono un super tifoso di Olga Carlan, sono un super fan suo. Se abbiamo parlato in questi giorni, Alessandro, tantissimo. Vabbè, ancora non è, secondo me è colpa di Ivan che gliela ha gufata, ma insomma. No, io ero ovviamente d'accordo con Gennari e quindi... Cascio dice che Simone è palesemente al mare. Questo, ragazzi, risolvetevela fra di voi, noi non lo possiamo dire. Vai, Ale Gennari, dici. Era appunto anche lei, tra l'altro curiosamente Sofia Velicaia, anche lei si è scontrata ancora con la sua maledizione, per la terza volta è arrivata in finale, per la terza volta è arrivata in medaglia d'argento. Davvero, anche lei? Io non l'ho vista la gara. E alla fine stavamo parlando anche con i miei colleghi di chat, tutto sommato è bello che nessuno delle due lo abbia sfatato questo coso, cioè, nel brutto, nessuno delle due... Almeno rimarranno lì entrambe. Esatto, anche perché adesso passeranno solo 3 anni, quindi in pratica quasi tutti gli atleti ritornano. Bisogna vedere, perché Velicaia c'ha 36 anni. Olga Carlan oggi ha fatto un post su Facebook, che può darsi sia anche figlia della botta tremenda che ha preso, ma che lasciava un po' sibillino, dicendo che adesso ho voglia di pensare a una vita senza la sciabola, sono stanca mentalmente, non ho voglia di pensare a quando inizia la prossima Olimpiade. Anche se è comunque del 90, lei mi sembra, se del non 90, sbaglio, quindi tra 33 anni è ancora informissimo. Devo fare una domanda a Gennari, posso? Vai pure, Ivan, certo. No, si parlava Poi Masso Luca, ora sembra, ma poi arriviamo all'arco, che se parliamo di una disciplina in crisi in Italia, l'arco mi sembra... sulla Rai, sul fatto che in pratica nella scherma sono caduti un po' i miti, no? La Carlan, tutti questi grandi, appunto, gli italiani, eccetera. Ma tu lo vedi come un momento di passaggio oppure come un fatto casuale, e nel senso le scuole comunque bene o male torneranno poi con i giovani che sforna l'Italia, la Russia, l'Ungheria? È un momento di passaggio proprio di ridefinizione. No, secondo me è proprio l'episodicità, cioè proprio il fatto che l'Olimpiade è una gara particolare, dove paradossalmente vince quello che sa gestire meglio la pressione. È un po' quello che ha detto Sandro Cuomo in Città della Spada, alla vigilia della partenza. Il segreto è gestire la pressione, non farsi travolgere dalle emozioni. Olga Carlan l'ha ammesso, oggi mi sono fatta travolgere dalle emozioni e l'hanno schiacciata. Basti pensare che la cinese che oggi l'ha battuta, l'ultima volta che ha incrociato Olga Carlan si è preso un 15-4, oggi l'ha battuta. Ritirano domani in condizioni normali, finirebbe
probabilmente 15-0 perché Olga sarebbe talmente arrabbiata che la affetterebbe. Però oggi, che contava, ha vinto la cinese e Olga Carlin è uscita. Quindi è proprio la gara particolare, quella olimpica. Anche Alessio Fofoni è sembrato soffrire, tantissimi hanno sofferto proprio l'esordio o proprio l'atmosfera olimpica. Insomma, quei cinque cerchi pesano, a meno che non sai Aaron Silaghi e sei programmato per quello, allora boh. Bene così, Alessandro Mastroluca, veniamo a, prima di tutto al dominio netto, che forse in questi giorni parlavamo con Ivan di quale disciplina, in quale di una disciplina in cui la Cina domina in maniera smodata, che è il ping pong, cioè sostanzialmente poi le altre nazionali comprano i cinesi, comprano i cinesi per vincere. Vai, vai Ivan, vai. Ci sono una parentesi perché stanno giocando la finale di doppio misto con la Cina-Giappone. Il Giappone pareggia ed è avanti 9-7, quindi... Cioè, attenzione, tutto quello che abbiamo detto sta succedendo. Ma tutto il patua. Cioè, perde pure la Cina ping pong. Cioè, facciamo l'impossibile, però. Vediamo questa cosa lì che potrebbe... Napoli in Serie B. Il Napoli in Serie oggi, B. Oggi abbiamo visto due cose incredibili. Cina che perde l'oro del sincro dei tuffi, della piattaforma. Cao e Shen che sbagliano un triplo e mezzo, che è un evento clamoroso. Poi fanno un ultimo tuffo strepitoso, ma non basta, perché Daly... che porta la Gran Bretagna, guida la Gran Bretagna loro e fanno un quadruplo e mezzo di dimensioni oltre l'immaginabile. Però ecco, un errore dei cinesi di tuffi, se dovessero perdere anche il tennistavolo sarebbe veramente una giornata. Se cadesse nella caduta della Cina, io e Dario. È colpa nostra. Male. Veniamo invece appunto a una roba similare. Ma è un complotto degli atleti. Voi non lo sapete, ma gli atleti complottano per far fare brutta figura ai giornalisti. È chiaro, è ovvio. Durante le telecronache, che magari tu dici, ma sembra in pieno controllo del match, e poi si prende 15-0 di parziale e muore. Quindi detto, vabbè. Hanno l'auricolare, dici quello? Esatto, sì, c'erano queste strane telepatie, pensieri. Ma veniamo all'arco, Ale. Dicevo appunto, fatto questo discorso qui che Ivan ha smontato, perché ora il Giappone vincerà con la Cina, ma la Corea del Sud nell'arco sembra un po' la stessa cosa, cioè, ma chi li ammazza questi? Cioè? Quest'anno nessuno, a Rio, alle Olimpiadi, nessuno uguale. Diciamo che qui non c'è grande concorrenza, non c'è scuola che tenga. Finora hanno dominato in maniera impressionante, hanno vinto loro nel misto, loro nella prova squadre femminile, oggi loro nella prova squadre maschile, oro femminile, che gara squadre femminile che nel programma olimpico è da Seul 88 e da allora c'è una sola nazione che ha vinto loro sempre ed è sempre la Corea del Sud. Oggi hanno conquistato la prova a squadre maschile, guidati da Kim Jadeok, che è un arciere 17enne, il più giovane di tutti gli arcieri presenti a Tokyo, e che ha già due ori, perché è stato anche protagonista del misto con An Sam, che aveva fatto già il nuovo record olimpico nel turno di qualificazione, 680 punti su 720 complessivi nei preliminari, che sono quelli che poi determinano la classifica e serve a fare gli abbinamenti delle prove a squadre e anche dei tabelloni individuali, un record olimpico che resisteva da Atlanta 96 e peraltro in un turno di qualificazione che è stato particolarmente di alto livello al femminile, perché se pensiamo che le prime quattro hanno tutte battuto il vecchio record olimpico, erano 673 punti su 720. Ci vuole grande abilità, ci vuole grande freddezza nell'arco, un po' come nel tiro con la pistola, che se pensiamo che per centrare il 10 del bersaglio, cioè il centro del bersaglio, vuol dire prendere un cerchietto di 12 centimetri di diametro da 70 metri di distanza con una freccia, e i coreani lo fanno come facile come per noi può essere bere un bicchiere d'acqua, veramente senza nessun problema. Anche sono veramente impressionanti. Io ho guardato qualche gara anch'io in questi giorni, è allucinante la costanza, riescono a ripetere lo stesso movimento nonostante il vento, cioè il gesto è sempre identico, sempre, cioè è una roba, è impressionante. E gli italiani come mai siamo un po' in calo così? Ora io non ho seguito il movimento fuori dall'Olimpiadi, quindi... Onestamente negli ultimi anni qualcosa è mancato, infatti se pensiamo solo che al maschile abbiamo un solo rappresentante, motivo per cui
l'Italia non è iscritta alla prova squadra, non è stata iscritta perché di squadra effettivamente non ce n'era, ma c'è soltanto Massimiliano Nespoli che neanche è andato particolarmente bene, l'ha detto, né nel turno di qualificazione del preliminare, né tantomeno ha tirato benissimo nella prova mista in cui l'Italia è uscita subito contro l'Olanda, che poi avrebbe vinto la medaglia d'argento, ed è stata forse la nazione che ha messo più in difficoltà, almeno finora, i coreani, perché nel primo set, si chiama set che è in tiro con l'arco, erano avanti gli olandesi, poi l'arciere olandese ha preso un 6, quindi ha sbagliato la freccia decisiva nel secondo set, lì è cominciata la rimonta dei coreani, che non hanno più dato nessuna possibilità, una spezza di 10 e di 9, con quella costanza di cui parlavi prima, senza nessuna possibilità di rimonta. Nespoli avrà la possibilità, si spera, di rifarsi nell'individuale maschile, comincerà martedì, perché il calendario è stato un po' rivisto dalle prove individuali, proprio a causa del timore del maltempo che si attende per i prossimi giorni. La maschile si avvierà già. Ma Ale, i vari Galliazzo, tutta sta gente, cioè tutto il movimento che c'era, comunque in questi ultimi 20 anni ha procurato medaglie, insomma, anche molto importanti, sia a squadre che a livello individuale. Come mai siamo arrivati a giocarcela solo con Nespoli? È un po' perché c'è un ricambio generazionale che sta evidentemente un po' tardando, e quindi... C'è un problema di iscritti al movimento, cioè nel senso non si tira con l'arco in Italia, cioè ci sarà anche un problema da questo punto di vista, mi immagino. Sport di questo tipo pagheranno un po', anche il Covid pagheranno. Indubbiamente, è uno degli sport, è chiaramente uno sport talmente di nicchia da questo punto di vista, che ha una dimensione anche dal punto di vista dei praticanti ridotta. Un po' più ridotta, un po' più difficile, la fase di ricambio in questo momento non è così, almeno pagando. Al femminile qualcosa, un po' meglio, abbiamo comunque tre rappresentanti, compresa anche la Chiara Rebagliati, che è stata la migliore delle italiane nella prova di qualificazione, ma anche una delle tre che gareggeranno l'individuale. Italia che si è fermata ai quarti nella gara a squadre femminile proprio con la Corea del Sud, e lì, come dire, poco si può fare, sta provato, ma in questo caso sì, andiamo sulla retorica del brave lo stesso, perché lì, come dire, sbatte contro una montagna non scalfibile. Avremo queste tre speranze femminili nella prova individuale, che credo vive di un tabellone praticamente di fatto tennistico, che comincia con i 32esimi di finale. Gli abbinamenti sono determinati proprio dalla classifica del preliminare di cui parlavo prima. Molto bene. Ivan, sentimi un po', invece stanotte il nuoto, qualche soddisfazione incredibile ce l'ha regalata. Penso a Martinelli nel bronzo, ma soprattutto una 4% stellare, che storicamente l'Italia non era mai andata sul podio della 4%, no. Aveva fatto solo un bronzo con la 4x2, mi sembra, se non mi sbaglio, quindi insomma un risultato meraviglioso, tra l'altro con un gruppo anche relativamente giovane, quindi insomma anche con buona prospettiva di continuare a nuotare nei prossimi anni, insomma. Sì, è il nuoto davvero, con questa staffetta, con le due prossime maschili, la 4x2 ma anche la 4% mista, cioè noi nella 4% mista schieriamo Miressi, Martinenghi, Ceccon, è un farfallista, vediamo se Burdis, cioè ce la giochiamo addirittura anche nella 4% mista. Su questa staffetta e soprattutto la 4% mista dice che, come dire, siamo almeno tra le 6-7 grandi scuole natatorie al mondo, cosa che appunto non era mai successo. Come dicevo all'inizio, mi sembra, prima di collegarci, quando vincemmo due bronzi, uno con Sacchi e uno con Battistelli nel 92, o addirittura due con Battistelli, cioè ci sembrava davvero la fine del mondo. Per noi era qualcosa di inarrivabile. E avere una squadra del genere, è incredibile. Hanno fatto un lavoro, ma poi si vede pure Barelli, sai, presidente fin più presidente della Federazione Europea o Mondiale, come dire, poi quando lavori bene ti vedono tutti,
iniziano ad arrivare i soldi per le strutture, per la preparazione. È tutto un circuito, Sì, è un po' come probabilmente il nodo si nazionale. porta ora anche un pochino dietro i grandi investimenti fatti quando vennero fuori le grandi punte. La fortuna del nuoto è stata di avere Devi dei avere anche campioni quella fortuna. giganteschi all'improvviso, poi sono arrivati i danari e ora si vede dopo 20 anni si può dire che forse sono stati investiti Esatto. abbastanza bene perché il Anche livello medio si è chiaramente alzato. perché ti arriva, cioè, hai la fortuna che ti arriva una quindicenne che si chiama Federica Pellegrini, là il culo, perché cioè non hai Lei fatto nulla. e gli altri fenomeni di là, perché i E poi Brambilla, piano piano il iniziano, capito? Rosolino, Fioravanti, insomma, tanto Fioravanti, poi peccato che è durato poco, ci avrebbe regalato sicuramente moltissime altre soddisfazioni, visto il talento che aveva, probabilmente era il più talentuoso di loro, insomma, quindi. Però ecco, direi che poi ho visto la quadrarella nella qualificazione dei 1500, che ricordo da quest'anno sono entrati. Nel programma olimpico fino a quest'anno non c'erano, un po' incomprensibilmente, ma insomma, le scelte di Rogge, la scherma l'ha pagati per anni, no, Alessandro Gennari? Quindi non Sì, ci stupiamo di Rogge, assolutamente. no? Che No, escludeva assolutamente. discipline a caso perché non c'era spazio nel programma olimpico, ma Veramente vabbè. una follia che fortunatamente è stata sradicata quest'anno. Sì, e infatti quest'anno sono entrati 1500, lo skate, cioè sono entrati tutta un'altra serie di robe, anche molto altro skate molto divertenti, e su cui ho una domanda per tutti e tre, perché ammetto la mia ignoranza, ma come ha fatto a vincere una bimba di 13 anni? Hanno abbassato l'età di partecipazione? Direi di sì. Sì, a questo punto Direi di sì. sì. Ma io non lo sapevo, io No, pensavo fosse a 16, no? Forse l'avessero no, no. alzata a 16. Di sicuro io pensavo a 14 in realtà. Però a 13 ha vinto la bimba, quindi vabbè, insomma, ci Quindi informeremo in sarà questi giorni e 13. si vede che è bomba libera tutti a questo punto. Cioè. Esatto. O anche che magari ogni disciplina, ogni federazione in un certo senso, può avere lo suo, darsi. perché così. Sì, però io Abbiamo avevo visto letto, anche capito? nei tuffi, per esempio, Certo, ma è l'Ucraino venuto in Seda, mente però. che già gareggia da quando ha 13 anni, ha Certo. fatto medaglie agli europei, e oggi se non Può darsi sbaglio sia per c'è. disciplina, perché io mi ricordo di aver letto un articolo sulla Comaneci in questi giorni, nelle settimane precedenti alle Olimpiadi, in cui si diceva che appunto il suo record, che è quello di aver vinto a 14 anni, rimarrà per sempre perché hanno alzato l'età per gareggiare, ma forse era nella ginnastica artistica, insomma, ecco, forse era quella. Comunque lo skate, ad esempio, hanno vinto la bimba, c'ha 13, la seconda 16 e anche la terza mi sembra ci abbia 13, mi sa che è una roba. 42 anni in tre, un po' I di ragazzi, cioè, diciamo, sono più giovani di me. sentirci improvvisamente quattro vecchi al bar, praticamente. Improvvisamente siamo quattro anziani, così. Esatto, così. E dalla prossima, parlando sempre di nuove discipline, ricordiamo che da Parigi entrerà ad esempio la break dance. Insomma, ci saranno anche delle cose, secondo me, molto, 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 molto divertenti. E, comunque, il nuoto, torniamo al nuoto, Ivan. La Federicona nazionale si è qualificata così, insomma, quindicesima Appena su appena. sedicesima. Qua no, Vabbè, sì, oh, è è anche alta. normale. Lei punta alla finale, ha dichiarato, no? Non a prendere una Sì, medaglia, ma anche normale. giusto così. La Ledecky, come, Vedete che però ha preso una bastonata oggi, eh? ha perso una gara Dalla oltretutto Pitmus, fantastica, giusto? di 400 stile Sì, libero, è stata sì. una gara meravigliosa. Ma, Però i tra l'altro, 1500 ha vogliamo fatto il parlare record dell'allenatore della olimpico. Pitmus? Grande, bellissimo. Come? Bravo, un surfista di quelli australiani incredibili. L'allenatore Sì. della Pitmus, che pensavamo che Shane Tasap fosse il livello massimo di follia raggiunto a Borgo Pedana quando tifava la sua allora moglie Katinka Ossu, qui l'allenatore della Titmus è diventato nel Titmus. breve volgere di pochi secondi l'idolo mondiale delle folle. Splendido, dai, capellone Esatto. biondo, tutto ossigenato, sembra un surfista di quelli seri australiani veri, cioè, meglio di lui. Tra l'altro sarà una gara che si ripeterà perché uno scontro fra la Titmus e la Ledecky sia nei 200, poi ovviamente la Ledecky probabilmente la quadrella incontrerà delle difficoltà perché 800 e 1500 la Ledecky penso che non abbia rivali, Ha no? appena messo il record olimpico nei 1500 in batteria. Ah, ecco, e tra l'altro raccontavano, sembra sulla Rai che ascoltavo prima, che tipo come personale ha 20 secondi meno della quadrella nei 1500, cioè una cosa mostruosa. Se poi era fatto anche il record, l'ha abbassato ancora, cioè. Sì, se passo è impossibile, purtroppo.
No, quella ragazza lì è fenomenale. Più si va sulle lunghe distanze, più è imbattibile, no? Cioè, probabilmente a un certo punto forse comincerà a pensare di andare anche nelle acque libere, perché lei potrebbe a un certo punto pensare di andare nelle acque libere. Che dici, Mastruca? Ti vedo annuire. Io nel frattempo mi scuso e mi congedo. Che ciao, Ale, ci si vede domani. Ci sentiamo domani. Grazie. Oh, domani, pronostico al volo domani. Ti dico Polonia. Polonia, vai, grande, perfetto. Domani comunque ci si vede un po' più comodi perché le gare dovrebbero finire un po' la prima. La Polonia uscirà al primo turno, già. Giocatevi. Ah, praticamente abbiamo eliminato una concorrente domani. Esatto, subito, molto pericolosa. Sì. Molto, ciao, molto pericolosa. A domani, ciao. Grazie, a domani, ciao. Che dicevi, Ale? Ora sei rimasto l'unico, possiamo di nuovo richiamarti così, insomma. Diciamo che in realtà è un percorso che abbiamo visto anche con Paltrinieri, quindi è abbastanza, per certi versi, naturale. Se hai un ritmo tale che ti permette di dominare così tanto la prova più lunga, quella in vasca, provare ad andare quindi sul fondo non è una scelta così sorprendente. Non sei, diciamo, uno sprinter, un duecentista che va a fare i 5 chilometri, ma sei abituato a quel fondo e sei a un ritmo così alto, riesci a tenerlo con quella costanza, come l'ha dimostrato lo stesso Ledecky, o come è capace di fare il miglior Paltrinieri, è una possibilità andare a tentare il nuovo in equilibrio, che però richiede anche una capacità di lettura proprio delle situazioni, anche dei corpo a corpo, a cui magari questa sì può essere un'incognita in più, perché c'è una fase di vicinanza fisica e di lotte proprio anche uno contro uno, che nel nuoto in vasca non ci sono. Ma devi solo sorvegliare con gli occhi sostanzialmente quelli che sono più vicini a te in corsia. E tra l'altro penso, no, poi quando fai gara di resistenza così, crescendo, non è che tanto perdi un po' in sprint, ma appunto se già hai una resistenza di base, andare nel nuoto libero ti permette di usarla ancora di più alla fine. Sì, è vero, l'unica forse variabile è quella che dicevi, perché poi uno non ci pensa mai, ma nel nuoto libero si danno delle sciaffate sott'acqua mentre nuotano, che nemmeno quasi la palla al nuoto, insomma, diventa uno sport di combattimento a un certo punto, succedono delle cose incredibili, no? Ivan, ti vedo concentrato, cosa stai guardando? Il badminton? L'ultimo set dell'admisto, perché 3-3, Giappone avanti 3-0. Ah, però da dopo che l'hai dichiarato ha recuperato la Cina. Sì, ha vinto il set. Quindi probabilmente ha recuperato. Quindi vincerà la Cina. Fanno degli scambi assurdi. No, ma io ho provato a guardarlo un po', il ping pong è bellissimo in televisione, cioè è una roba spettacolare, no? Bam, 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 bam. Ma avete visto, a proposito, Alessandro, hai visto che facevano vedere il doppio, cioè con la telecamera ad altezza uomo, l'altra parte, non, cioè il campo dall'altra parte non si vede. Fantastico. Bello, dai. Badminton un po' lo stai seguendo, Ale, oppure no? Perché io ho un po' la fissa del badminton, quindi lo sto seguendo moltissimo. Ammetto meno sul badminton. Capisco, stanno ancora le pool, stanno ancora i gironi. Sì, ancora le pool, infatti l'ho guardato solo alcune partite. Diventa simpatico più in là. No, più avanti diventa anche... Poi secondo me il doppio del badminton è una delle cose più belle da vedersi. Cioè il singolo, insomma, ma il doppio è... Il badminton è uno sport da doppio, sì, il doppio è incredibile, dai. Pam, 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 botte di lì, botte di là, cioè... Poi la pallina prende... Posso fare un po' di domande? Vai, un po' di domande cazzate, simpatiche. Certo. Allora, lo sport più palloso che avete visto in questa... Dico il mio, così poi vi do... Vai. Lo skate, mamma mia, lo skate è non ti è piaciuto lo skate? È meglio guardare, addirittura senza ascoltare tipo un concerto di Mozart, però devi togliere pure l'audio, cioè meglio quello che lo skate, di una palla clamorosa. Non me ne vogliono gli appassionati, ma io voterei per eliminare il dressage. Allora, guarda, mega anticipato. Io l'unica cosa che veramente non riesco a tollerare delle Olimpiadi è il dressage. Penso sia una cosa. Ma cosa cazzo? Non ce la posso, con il dressage non ce la posso fare. Cosa c'entra il dressage? Quando arriverà il kata del karate. Però quello, capite, è una sorta di performance, sai, io vengo dal teatro, è una performance, ci sta, ma il dressage no, sa. Poi in realtà con questa cosa di Discovery
che quelli, la maggioranza dei canali sono senza commento. In realtà alcune discipline non sono proprio così simpatiche da vedere senza commento, tipo che so, il surf, che è una roba che io adoro, ma senza commento effettivamente vedi questi due che rincorrono un'onda per 10 minuti e magari non ne pigliano nemmeno una, non è proprio... No, non capisci nemmeno che sta succedendo. Alle 5 la mattina poi alle 4, o lo skate uguale, lo skate che io adoro, vabbè, veramente l'adoro, l'ho sempre seguito fin da ragazzo, insomma Tony Hawk, ma anche la scena californiana degli anni 70-80, io l'adoro, cioè. Però effettivamente lo skate senza commento, così, con loro che fanno un saltino, poi si pausa e va un altro, diciamo che non favorisce lo spettacolo. Però diciamo, quando faranno il tunnel, diciamo, sarà... No, vabbè, no, il tunnel, cazzo, cioè, voleranno, sì. Faranno delle robe... È un po' come quando, no, lo snowboard nei giochi invernali, cioè è uno spettacolo unico quella roba lì, no? Ale, che volevi dire? Vai pure. No, quello è bello. L'halfpipe dello snowboard è bello. Boia. E penso che anche lo skate sarà uguale, ecco, quando salteranno di qua e di là faranno delle robe. Quello sarà anche più fruibile, secondo me, sì. Anche certo. Più televisivo, appunto, perché comunque sono evoluzioni acrobatiche quasi come... a metà fra gli attrezzi e certe esibizioni di corpo libero della ginnastica. Bravo, bravissimo. Ad esempio, un'altra delle cose che senza commento è difficile, ad esempio, sono alcune cose, secondo me, della ginnastica artistica. Vero. Perché senza commento... Perché non si riesce ad apprezzare le difficoltà. Bravo. E non si riescono a capire le differenze se non sei così tanto dentro. Non riesci, bravo, a capire chi ha fatto bene e chi ha fatto male. Perché? Perché ti sembrano più o meno tutti talmente bravi. Talmente sì, sì, bravi. Poi li vanno sui millesimi, quindi effettivamente, poi ti rendi conto male se uno ha fatto, no? Se non c'hai l'occhio clinico. Questo è un po' a difesa della nostra categoria, nel senso, questo dimostra che in realtà, ora nel calcio è un altro discorso, ma negli sport di questo tipo, avere delle guide tecniche che seguono da anni questa roba, che ne sanno parlare, serve veramente, altrimenti no, cioè, ci sono delle, no, tolto il dressage, che anche col commento io non l'ho mai tollerato uguale, nemmeno quando andava sulla Rai, era una cosa vera, cioè, no, non so, dai. Incredibile, no, ragazzi? Ivan, a te ti garba anche il dressage. Il dressage è duro, sì. L'ho visto 20 secondi, per dire, ho visto tutti gli sport, ma 20 secondi. Anch'io, esatto. Come ho guardato l'Hockey su Prato, che poi non è Hockey su Prato. Su Prato quindi... già piace di più. Sì, però... Vorrei il Prato verde, io devo fare... Il Prato è verde. Il Prato azzurro è orribile. Cioè, che cazzo di roba blu, sintetico? Vabbè, è indubbiamente contento Tiriac, probabilmente, ma questo è un altro discorso. Sottotitolo, Tiriac... è quello che per un anno provo a fare la terra rossa blu, sì, al torneo di... Certo, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Un tentativo di renderlo più televisivo, credo. Sì, poi c'è anche la palla a mano, che è un altro sport che in Italia non si pratica, pochissimo, sì. Che invece in altri paesi è sviluppatissimo. Una piccola notizia, però. Vai, Europei Under 19, l'Italia ha vinto, femminile. Incredibile. Quindi qualcosa si muove. Si sta aprendo una scuola di pallamano. Qualcosa si muove, sì. Vabbè, io ragazzi direi che possiamo anche salutare tutte e tutti, ringraziamo Ale, non ti chiedo cosa faranno Fognini e la Giorgi, a parte la Giorgi, che succederà al contrario di quello che... Esatto, non lo diremo, non diremo nulla, Ale, vai. Anche perché potrei dire qualunque cosa, prevedere Fognini e la Giorgi, non so. No, possiamo. Poi la Giorgi, che la gente dice, grande Giorgi, oggi sentivo un commento, non mi ricordo dove, se sulla Rai, Discovery, insomma, uno di questi, no, perché la Giorgi quando incontra le partite difficili, ma se fa cagare da anni, però insomma, vabbè, cioè, un po' più fuori di metafora, ecco, l'ho detto, sì, io. Esatto. Cosa avrà voluto dire, diciamo, un momento cosa avrà voluto dire? Ed è 20 anni, si aspetta faccia il salto di qualità, no Ale? Arriva sempre lì. E adesso sarà... continuiamo ad aspettare. Ma speriamo. Qui oggi siamo con gli azzurri, abbiamo un'ora solo, noi ne abbiamo puntati 12-13, ma mi sembra che... Dobbiamo cominciare a tirare su qualcosa, perché effettivamente... Sembra male, male senza questa situazione. Senza l'appoggio alla scherma, abbiamo vinto tante medaglie come numero, come quantità. Sì. Tante medaglie, sì.
Sì, io sì. Mi aspettavo, dico la verità, a questo punto di avere almeno 3 ore, 3-4 ore. Ma è fondamentalmente mancato il fioretto femminile a squadre, tanto per dirne una. E oggi Garozzo, peccato, ma mi aspettavo l'oro dai maschi. È mancata la scherma, che è una delle grandi assolutamente. Oh, ragazzi, se non vinceva, se no, se si mancava l'oro nel fioretto dal 1980, voglio dire. Poi abbiamo avuto anche nel tiro con la pistola. Dopo non bravo. C'è stato un grosso ricambio dopo i Bidon e i Campriani. Sì, ci eravamo abituati male con Campriani, nel senso che vinceva qualsiasi cosa. Ma questa c'è la sfossa. C'è un Campriani che vince 2 ore. Campriani che vince 2 ore da solo. Chiaro. È chiaro che ti sposta il medagliere troppo. Ha vinto il Giappone, raga. No, 16. Non 16, ha vinto il Giappone. Incredibile. Ha vinto il Giappone, incredibile, ragazzi. La Cina perde, ma anche questo succedeva dal 56. Già, quando cazzo è che non perdevano il titolo del ping pong. Cioè. Incredibile. Sicuro che l'oro delle olandesi nel ciclismo era una delle cose più sicure al mondo. Grande Ivan, infatti. Ho detto anche questo. Il ciclismo è un altro sport in cui siamo un po' mancati. Lì dobbiamo aspettarci, non dire nulla. Ci aspettiamo. Forse nella prova a cronometro che qualche italiano possa andare bene. Vince Evenepoel. Ma come l'ha detto Ivan della mountain bike? No, ma cosa va fortissimo. Vabbè, Van der Poel, cioè... Si è stroncato. No, l'ho scritto pure su Facebook. Vedevo a destra la mountain bike, a sinistra il tuffi, e a un certo punto sembrava che Van der Poel si fosse tuffato nella piscina. E infatti è arrivato a tutta velocità. Vabbè, ragazzi, dopo questa cosa meravigliosa vi salutiamo. Ale, quando vuoi, naturalmente, anche insomma, quando vuoi, tanto siamo qua noi a fare il punto della situazione. Ciao Ivan, noi ci si becca domani. Valutiamo in questi giorni, valuteremo se seguire qualche diretta notturna. Naturalmente, non la pallavolo maschile, Ivan, te lo dico subito. Ha giocato oggi, quindi No, seguiamo casomai la femminile. Il programma, ti puoi svegliare alle 3:30 stanotte. Cosa c'è? Dici un po', è vero, lo diciamo sempre. Cosa c'è questa notte? Non ricordo, la sveglia era alle 3:30. No, non ricordo quale sport. Si è ricordato la sveglia, che però effettivamente... Ho capito, Iva, ma l'hai scritto te l'articolo, quello che è la nostra... Ah, no, c'è il nuoto. Nuoto alle 3:30. C'è il nuoto, ma ci deve essere anche qualcosa, qualche altra gara. No, perché la sferma non inizia più alle 2, inizia dopo, perché ci sono quelle... Sì, perché c'è la gara sola. Aspetta, prima di andare via voglio aprire... Dov'è il tuo articolo? Comode, giustamente. Mi tocca aprire l'articolo di Iva, che non si ricorda. Femminile, bella partita. Oh, ok, Italia Grecia di pallanuoto maschile, bella partita. Quella è una bella partita. Oggi, stanotte è il 27. Sarà quindi questa cosa che ti dicevi dei 3 probabili podi nei 100 rana femminili? 100 sì, rana femminile finale. Domani. Con Benedetta Pilato. Quinta finirà. Una l'hanno squalificata. È stata squalificata. L'oro italiano più sicuro che davo erano i 100 rana femminili. Esatto. No, ma c'è stanotte c'è il coso, c'è, ci sono i ragazzi del canottaggio, c'è il 4 di coppia. Sì? Sì, dovrebbe essere scritto te, 27 luglio. Però perdono. L'articolo è tuo. Sì, ma ho cambiato idea. Ha scritto a sua insaputa. Cioè, non solo perdono. Grande, diranno che lui parlava e qualcuno lo dattilografava. Esatto. C'è il dittafonista che non sentiva. Sì, come Dostoevsky così faceva, poi rileggeva. Bravo. E diceva alla moglie: ma che ha scritto sta stronzata? Col tipo, ma io non te l'avevo detto questo. Questo è il tipico accento russo, immagino. Esatto, esatto. Sì, quello sud, proprio Crimea, zona di Crimea. Sì, Simo, domattina noi ci abbiamo da se Simone me lo scrive, me lo ricorda. Domani c'è Italia-Grecia alle 8:30. Noi lo seguiremo live, naturalmente, con Simone. Quindi, insomma. Un abbraccio, ciao ragazzi, ciao a tutti. Far tempo a tornare dal mare, non ci vada. Simone, non ci andare al mare, ma c'è da fare sta roba. Ciao a tutti. Ciao.
Ciao.